a tutti ragazzi, bentornati da Nu. È arrivato il momento in cui Nu Rossi si presenterà al Mugello con la Ducati. Ovviamente si deve presentare in maniera speciale e anche qui il nostro amico Emanuele ha preparato per noi una moto per il Mugellone. Tra l'altro ce l'aveva già pronta il nostro Emanuele, perché vedo che il muso è su specifiche della vecchia livrea con parecchio giallo, ma in questo caso va bene perché comunque sia tutto cambia. Abbiamo questa carena superiore dal serbatoio fino al codone di verde sfumato nel bianco col classico codino giallo, e poi la pancia bellissima bianca con l'interno della carena bianca e invece il classico rosso sui lati e il muso. Veramente veramente bella. Noi invece dal canto nostro ci abbiamo messo del nostro con il casco. Il casco l'ho fatto partendo dalla base del vecchio Yamaha come stile, quindi riprendendo un po' la faccina incazzata per il Mugello, però l'abbiamo un po' decorata con questi piccoli 47 che fanno dettaglio. Dall'altra parte Audi Sport, che è il nostro main, cioè il proprietario di fatto, e in più i simboli Ducati. La base è grigia in stile Lenovo. Inizialmente avevo pensato di farla bianca, ma molti dettagli poi sul casco non si sarebbero visti, e lì non è che li puoi cambiare. Ad esempio l'Audi Sport è per forza bianca, il contorno e le cose in mezzo dello stemma, dello scudetto Ducati Corse, è per forza bianco, quindi no, insomma ho scelto un grigetto che ci può comunque star bene con la moto. Questo è il Nu Rossi Mugellico che andrà in scena adesso, e ci andrà incredibilmente da secondo del mondiale, visto quello che è successo a Le Mans. Ovviamente molti di voi mi hanno fatto notare che senza la caduta Nu Rossi avrebbe probabilmente vinto, visto il passo con cui ha effettuato la sua rimonta passando piloti su piloti, però questo non vuol dire nulla, purtroppo siamo caduti, abbiamo dovuto rimontare. Marquez ci ha scavalcato ed è davanti di 3 punti nel mondiale. Adesso, oggi il Mugello è delicato, perché fin qui abbiamo visto che il 120% di difficoltà non scalfisce minimamente il più delle volte il nostro Nu Rossi, e se ci mettiamo dentro che comunque questa è sostanzialmente la sua pista preferita, quella in cui va meglio, io spero vivamente che ci possa essere della bagarre e non invece un abbuffamento di palle. Ogni volta che dico queste cose poi sembra quasi come se me la gufassi, perché succede sempre poi qualcosa, ma la verità, conti fatti, è che Nu Rossi è il più veloce nei tempi combinati in tutte le libere, e al secondo posto, peraltro non lontanissimo, Valentino Rossi, effetto Mugello anche per lui. Vabbè, Nu Rossi effetto sempre, effetto Ducati, però Valentino subito secondo qui al Mugello. La conosciamo a memoria, ma fare un giretto per sciogliere il ghiaccio è quasi un gesto scaramantico da parte di Nu Rossi mentre chiacchieriamo insieme, quindi lo facciamo peraltro con una configurazione un po' strana, entrambe gomme usate, soft davanti, media dietro. Peraltro noi in gara, dopo ovviamente il giro lo faremo con doppia soft nuova e cercheremo di prenderci la pole, suppongo, e la gara la dovremmo fare tecnicamente con una media nuova davanti e una hard nuova dietro, perché il Mugello si usura molto, soprattutto dietro, poi fa caldo, niente soft, anche la doppia media è a rischio, dietro ci vuole forse una hard. Intanto andiamo a passeggiare un pochettino e vediamo non solo il giro, ma anche per la prima volta Nu Rossi su questa moto, su questa livrea, che è del tutto dedicata all'Italia. Veramente veramente bella. Attenzione qua ragazzi, su, dopo lo scollino, prima del cordolo si frena, seconda marcia per buttarsi dentro alla San Donato. Usciamo stretti, perché poi subito di seconda si va ad impostare la prima variante. Luca Poggiosecco tutto secondo, sacrificando un po' l'ingresso e sparandosi a bomba invece in uscita, e si arriva alla Materassi Borgo San Lorenzo dalla quarta alla seconda, appena arriva il cordolo, ancora qua vicini stretti per poi affrontare benissimo. Attenzione, questa media dietro usata pure qua, una marcia, terza per Casanova Savelli, un po' larghi, andare subito a stringere verso il cordolo per riaprire il gas qua giù. C'è la gomma che non sta andando, addio. Comunque qua di quarta si esce, si appoggia alla terza, si tira fin su. Prima arrabbiata, poi la seconda arrabbiata, stesso discorso. Quarta, terza, la moto tenderà a chiudervi la traiettoria senza scaraventarvi su quel cordolo pericolosissimo. E qua staccatona fino in seconda marcia, stretti, sempre sacrificare gli ingressi delle varianti, di solito come regola generale, ma soprattutto qua al Mugello è importante poi
prendere le giuste accelerazioni. Attenzione al correntaio, dove quelli che vedete a sinistra sono tutti tifosi Ducati. Quella è la tribuna Ducati. Terza appoggiata nel correntaio, stessa cosa per le due biondetti. Stretto, largo, stretto. E ci si va a bombare di brutto. Bombare è brutto, a sparare, direi. Era un sinonimo di dubbio significato. Bucine, che si può interpretare larga, stretta per accelerare forte, oppure prendere due corde o prenderne solo una, come ci pare. L'importante è spararsi su questo rettilineo clamoroso che, come vedrete, vi fa arrivare a oltre 340, quasi 350 all'ora, a staccare di nuovo per la San Donato. 46.8 è veramente disonesto, ma guardate le gomme come erano messe, soprattutto inadatte per la qualifica. Adesso noi facciamo in questo modo: soft nuova e attenzione, sicuramente Nurossi punterà un 45, io ho fatto anche 44, però nelle prove libere coi tempi, avete presente quando avevo messo su Instagram che ero tipo il 13° al mondo, adesso neanche su due piedi magari mi riviene, però un 45 penso sia già esagerato per prendere assolutissimamente la pole con margine. Siamo al Mugello, godiamolo. .45 336, peraltro migliorabile perché un paio di linee un po' larghe le abbiamo pure prese, però la verità è che non abbiamo nessuna necessità di scendere di nuovo in pista, perché il più veloce dopo di noi, che in questo momento è Marquez, gira a 8 decimi. Questo è un peccato anche solo farvelo vedere, perché ci toglie proprio tutta l'atmosfera realistica, ma non sappiamo che cosa farci. Possiamo solo pensare che la gara sarà una situazione diversa, perché dobbiamo montare media davanti e dura dietro, e soprattutto perché partiremo malissimo, perché è così che funziona, e quindi ci troveremo fortunatamente in bagarre. Dovessimo riuscire a tenere la prima posizione dalla partenza, questo Mugello non avrà nulla da dire, perché Nurossi, eccolo lì. Prepariamocela allora a sta gara. Abbiamo detto due gomme nuove, una media davanti e una hard al posteriore per la gara. Vedrete che sarà la scelta più gettonata anche dagli altri. Qua in questa pista per una volta sono sicuro di quale potrebbe essere la scelta migliore. Addirittura potreste vedere una doppia hard anche, eh? Difficilmente doppia media, ma comunque media e hard dovrebbe essere sostanzialmente perfetto. Carina la bionda accanto a Nurossi, che parte alla pole, disteso il viso, non si è fatto ovviamente carico della prestazione un po' negativa, non della prestazione, della gara un po' negativa di Le Mans. La prestazione no, c'è stata con il rimontone. Non gliene frega niente che Marquez sia lì davanti, sono solo 3 punti ed è pronto subito a riprenderseli adesso. Eccoli, vedete? Quasi tutti media hard, Marquez con doppia media. È arrivato il momento di racchiudere tutte le emozioni di un popolo come quello italico sotto la livrea dedicata di Nurossi, sotto il casco di Nurossi. Tante le preoccupazioni, le emozioni, le gioie. Intanto prima dentro gas a martello e andiamo
sulla linea del traguardo, ma in realtà della partenza, in questo caso del nostro Mugellone. Come al solito Nurossi ha questa peculiarità di farsi risucchiare da 3, 4, 5 piloti all'inizio, poi va ad allungare la staccatona, sceglie una corsia esterna per la prima San Donato di giornata. Speriamo che siano tutte positive. Moto talmente potente che in quel breve cambio di direzione si impenna. Anche qua dovizioso Rins, bravo, è venuto su bene. E poi Nurossi, che come al solito è chiamato ad una piccola rimonta dopo le prime fasi un po' così altalenanti. C'è qualcosa da mettere a posto in quella maledetta partenza. Bisognerebbe chiamare Pedrosa e chiedergli un po' come, dove si installa la fionda di preciso. Attenzione, Casanova Savelli, Nurossi perde leggermente il contatto. Forse si è già stizzito di non essere già subito lì davanti, ma va bene, riprendiamo subito il controllo di noi stessi, che non c'è mai mancato. Comincia a farsi già un po' di buco qua dietro, quindi Dovizioso e Rins ci dimostrano di essere veramente veloci. Arriviamo alla scarperia, stretti qua verso destra, poi spariamo a sinistra, cerchiamo la corda e via di gas su per il correntaio. Staccata abbastanza maledetta, cieca un po' per starci dentro, bisogna andare a intuito. Nurossi ce l'ha, giù il capoccione, dentro il peso del corpo. Attenzione alle biondetti qua, non bisogna mai sbagliare. Dovizioso e Rins sono due orologi svizzeri perfetti. Quello di Nurossi è il classico orologio un po' taroccato, che però, se vai ben a vedere, è anche alle volte più performante di quelli originali. E infatti ci va di cattiveria, sporco, un po' cattivo, soffre la moto sotto di lui, ma alla fine va più di quella degli altri. Attenzione, la scia di Rins o semplicemente il motorone Ducati effettivamente gli mangia dei metri. Dovizioso si è allontanato da Rins in questo rettilineo. Come va forte il Desmone, la Suzuki che di certo non è ferma, migliorata moltissimo in questi ultimi tempi, ma probabilmente misurati. Conta chilometri, tachimetro, fotocellule alla mano, qualcosina perde. Attenzione, vediamo se quando lo si può provare. Rins gliela chiude di coraggio, di maturità in faccia, e allora Nurossi deve rimandare, anche se probabilmente ha provato questo attacco subito perché si è accorto che forse Rins è diventato un pochettino più sporco, comincia a perdere dei metri rispetto a Dovizioso. Allora Nurossi prova a forzare, prova a passare davanti al puffo della Suzuki, il cappellone, per sperare che Dovizioso non vada troppo via. Siamo neanche a metà gara, un terzo di gara sostanzialmente in questo momento. Se ne sta per andare, non è neanche finito quello in effetti, è solo il secondo giro e Rins sta perdendo il contatto a Dovizioso. Nurossi alle sue spalle cerca di capire un pochettino come friggerlo, oppure al massimo imbuttunarlo, ma insomma in qualche modo va mangiato di gusto questo Rins. Attenzione qua, sinistra a destra, bene alle biondetti, perfetti tutti e tre. C'è un buco clamoroso dietro alle spalle di Nurossi. Questo sostanzialmente è un podio che a quanto pare è intoccabile. Ora bisogna vedere se tra loro tre riusciranno a scambiarsi qualche posizione, ma rispetto a quelli dietro stanno andando il triplo ancora una volta sul mega rettilineo italiano, dove si sente quasi il boato. 45,9 Dovizioso, scende sotto il 46 in gara, il che è un qualcosa di assolutamente clamoroso. Forse, non so, gli avranno detto, gli avrà scritto sulla lavagnetta, una lavagnetta che deve essere lunga un chilometro, per scrivere una cosa tipo: guarda che Nurossi non riesce a passare Rins e stai guadagnando. Sarebbe strano se lo sapesse, però probabilmente vede semplicemente il distacco da Rins salire. Ma il prossimo distacco, ripassa Rins. Non è vero allora. Il prossimo distacco che riceverà potrebbe essere quello di Nurossi, che però ritorna dietro a Rins, che gli risponde. Essendo andato l'italiano un po' largo al Materassi, Borgo San Lorenzo. E allora ci si ripresenta all'arrabbiata con ancora Rins davanti, ma Nurossi ormai è stufo. Ha capito dove può carteggiarlo un pochettino. Gli vargli le carene, mamma mia, mamma mia. Che brivido. Ci riproverà quanto prima, o comunque cerchiamo di stargli addosso 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 in quest'ultimo settore, che arriverà dopo il correntaio, poi biondetti, bucine e sul rettilineo. Se ci siamo abbastanza vicini, il nostro motore non avrà problemi
a inghiottire Rins e di conseguenza lanciarsi come una catapulta, come una palla di una catapulta. La catapulta in sé non si lancia, in effetti sarebbe molto pericoloso, verso la Ducati di Dovizioso. Occhio, bene la Bucine, prendiamo il gas in mano subito, mi viene da girare la manopola del joystick più che da premere il tasto, proprio così l'impugnatura come fosse un vero manubrio di una moto. Attenzione, eccola lì la sverniciata di 45 925, ha limato ancora qualcosina. Ah no, siamo noi, 858, replicano Rossi, 858. Certo che anche io mi metto a guardare ste robe durante la staccata della San Donato. Avevo visto di nuovo Dovizioso che faceva il giro veloce, ma mi sembrava uguale a quello di prima. E poi sopra, oh, traversone un po' lungo, è uscito scritto il nome di Nurossi, ma il tempo è cambiato, 45,8 è il nostro adesso il giro più veloce. Quindi subito, appena sbrigata la pratica Rienza, Nurossi fa segnare il giro più veloce, tanto per dire a Dovizioso che questa seconda metà di gara per lui sarà piuttosto ansiogena. Prima arrabbiata, seconda arrabbiata, Nurossi va su bello, fluido, pulito. Dovizioso anche a occhio, senza più Rins nel mezzo, sembra già più vicino. Nurossi continua a derapare, anche meno Nurossi, non serve così tanto spaventare i tifosi e il pubblico. Oi, correntaio è qua, è di casa però, perché ci sono due Ducati davanti a tutti, tiferanno tutti e due sono italiani, che cosa gli vuoi dire? Certo, Nurossi un po' più spettacolare di Dovizioso, magari raccoglierà un po' più di tifo in tutto il mondo, ma comunque povero Dovi anche qua è di casa con la moto italiana e ha lo stesso diritto di ricevere boati di gioia, gli stessi che riceve Nurossi, anche perché mi pare che il distacco, ma in realtà no, più che altro è che quello di Rins si aumenta. 45,6 Nurossi, primo giro con pista libera senza Rins, guadagna 3-4 decimi a Dovizioso. Oh, la tiene un po' largo, ma va bene, andiamo a chiudere. 45,6, attenzione qua, Luca Poggiosecco, dai, è il penultimo giro e il distacco adesso non è più infattibile, si può pensare di prenderlo nel finale. Stai giù, maledetto anteriore, Materassi dentro, Borgo San Lorenzo fuori e giù ancora verso Casanova Savelli, con Dovizioso che questo tratto va forte. Non si riduce il gap tra i due ducatisti, i due desmosignori del Mugello, i desmodominatori. Attenzione, c'è ancora un giro dopo questo, cerchiamo di avvicinarsi. Mamma mia, qua però se la perdo, secondo me tiro il bestemmione di parte, ragazzi, se la perdo. Oh, spazzolata! Attenzione! Acqua fresh per Nurossi. Spalma un po' di cremina Colgate e spazzola tra incisivi, canini, tutto quello che serve per affilare le armi e andare a prendere Dovizioso. Sta per finire il penultimo giro, inizierà l'ultimo, il gap è di un secondo, balla adesso 1 e 1, è un gap ancora prendibile in un giro, qualora Dovizioso dovesse avere un calo, magari un errorino. Intanto Nurossi dà il massimo, tira le bordate su quella manopola lì, la moto per fortuna lo assiste, la scelta delle gomme è buona, vedete che la hard va giù un po', addirittura di più dell'anteriore media. Pensate se avessimo messo due medie, il posteriore sarebbe già finito. Attenzione! Buoni cuciti, ma Dovizioso è pulitissimo, non dà scampo proprio nelle sue linee, però quelle sporche di Nurossi sono più rischiose, ma anche più efficaci, più veloci. Si avvicina, adesso è sotto il secondo. Saranno 7-8 decimi. Quando ce lo diranno, forse ci sarà da gioire. Oh, mamma mia, di 4 decimi, si avvicina tantissimo. Si avvicina tantissimo, vuole prenderlo, vuole superarlo, vuole tornare a casa con un altro Mugello in tasca. Nurossi giù in Savelli, vicinissimo. Oh, mamma mia, attenzione alle arrabbiate, la prima, bello cucito, poi ad aprire il gas subito verso la seconda, un po' larghino, gas a bo-
Penso che Nurossi sia stato troppo goloso. Guardate il tempo, 1.45.6, il miglior giro, 3 decimi più veloce di Dovizioso, che è l'unico altro che scende sotto il 46, ma di niente, 45.9. Invece Nurossi è più vicino al 45.5, velocissimo, con media e hard è veramente un grande tempo. All'ultimo giro mi ero messo in testa di poter prendere Dovizioso, ma una forzatina un po' troppo lì sopra la seconda arrabbiata ed è stata fatale. Tuttavia siamo arrivati quarti. Marquez ha fatto una bruttissima fine, ragazzi, decimo, quindi abbiamo comunque, credo, ripreso la testa del mondiale, ma adesso vedremo perché Dovizioso potrebbe rientrare in gioco. Beh, insomma, neanche troppo, meno 33. Noi abbiamo fatto 7 punti più di Marquez dal quarto al decimo e quindi gli recuperiamo quei 3 e ci portiamo a più 4. Un vero peccato. È sfumata una vittoria, ma anche se fosse una seconda posizione invece della quarta, è solo, sinceramente, sono più contento ad averci provato a vincerla e poi essere caduto e aver riportato la moto in quarta posizione, perché fortunatamente eravamo a un'era glaciale rispetto al gruppone dietro, salvo proprio i primi 3, quindi alla fine è andata bene lo stesso. Però perlomeno sono a posto con me stesso di aver dato il massimo in quell'ultimo giro per provare a prendere il Dovi. Ci ha salvato il fatto che Marquez oggi non era veloce. Vedete, ovviamente un po' deluso Nurossi, perché si poteva fare veramente di più, però dai che non è andata in fondo malissimo. Ci siamo divertiti a inseguire il Dovi, peccato per il finale. Signori, 110 punti Nurossi, 106 Marquez. Ci dobbiamo dare appuntamento, attenzione, al prossimo Gran Premio, che sarà in effetti la Catalunya, il Montmeló, altra bella pista. Andiamo a vedere come va a finire. Io per adesso vi abbraccio, vi saluto, vi invito a seguirmi tutti quanti su Instagram. Forse ci sono begli spoiler in arrivo su delle cose che mi riguardano su Instagram, quindi seguitemi, lo trovate in descrizione insieme a tante altre cose. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!